Canto della sera. Il brano a pagina 35 del nostro primo fascicolo di Aaron. Dunque, innanzitutto, quali sono le cose che noi dobbiamo controllare e osservare prima di iniziare a suonare? Intanto, in quale posizione sistemare le mani sulla tastiera? Noi abbiamo già imparato qual è il sistema. Dobbiamo guardare quali sono le prime note che le due mani devono suonare, e qual è il dito che il libro ci suggerisce di usare per quelle note. La mano destra inizia con un sol e il libro suggerisce di usare il pollice per quel sol. Quindi cosa vuol dire? Ecco qua, io mi ricordo, questo è il do centrale e il pollice sul sol mi fa avere già la mano pronta sulle note che mi servono per la destra. La mano sinistra deve suonare un Si con il dito numero 3. Quindi, sistemando il dito numero 3 sul Si, io ho la mano sinistra già pronta. Quindi, cosa vuol dire? Che tutte e due le mani suoneranno le stesse note, cioè hanno le dita sulle stesse note. Sol, La, Si, Do, Re. Un'altra cosa da osservare è questo diesis all'inizio del pentagramma. Cosa mi dice questo diesis? Mi dice che ogni volta che io in questa pagina trovo la nota Fa, devo ricordarmi di suonarla diesis, con la destra e la sinistra, o in qualunque punto si trovi della tastiera. E perché proprio il Fa? Semplicemente perché il diesis, il simbolino, è scritto proprio sopra la linea dove si trova la nota Fa. Ma io ho visto, sistemando le mani, che il Fa rimane scoperto. Io neanche ci devo mettere le dita sopra questo Fa. Quindi, questo mi fa capire che io il Fa non lo troverò mai in questa pagina. E cosa vuol dire allora? Vuol dire una cosa diversa, un codice in più, un altro codice che mi comunica che in tutta questa pagina la nota più importante è il Sol. Ci sono delle regole un pochino complicate, delle regole musicali un pochino complicate per spiegare questa cosa e ci sarà un video apposta perché altrimenti adesso diventa troppo lunga tutta questa spiegazione. E capisco anche allora perché le mani iniziano e mettono la posizione partendo dal Sol, perché è appunto il Sol la nota più importante di tutto questo brano. Andando avanti. Un'altra indicazione che vedo scritta qua sotto al titolo è quarti puntati. Cosa sono i quarti puntati? Ecco, questo è un quarto puntato. Noi abbiamo già imparato a conoscere da tanto tempo le note da un quarto, cioè queste note nere che sono quelle che contano un numero mentre noi stiamo suonando. E all'inizio del pentagramma noi abbiamo qui l'indicazione del tempo e il numero 2 qua sopra, che ci dice che per ciascuna battuta noi dobbiamo contare mentalmente sempre 1, 2, 1, 2 di seguito. E visto che queste note nere prendono un numero ciascuna, io suonerò una nota mentre penso il numero 1, un'altra nota mentre penso il numero 2, e di nuovo numero 1, numero 2 e così via. Per fare un esempio, per la mano sinistra è facilissimo, ci sono soltanto note da un numero, da un battito ciascuna. Le prime note sono Si, Re, Sol, Re. E quindi come faccio? Mentalmente penso 1, 2, 1, 2 e suono 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e così via. Suono a ogni numero, io do una nota. Questo quarto invece della mano destra ha un punto davanti, ecco perché si chiamano quarti puntati. E non solo questa, ma ce ne sono altre di note della destra da un quarto, cioè da un battito, ma con il puntino accanto. Questo puntino le fa aumentare di valore, cioè devono durare di più. Un quarto con il punto vale un numero e mezzo. Ora, se fossero monete, questa nota sarebbe una moneta da 1,50 euro. E 1,5
Noi dobbiamo arrivare a 2, quindi ci manca mezzo numero, ci mancano 50 centesimi, mezzo euro per arrivare a 2. E infatti ecco l'altra nota che abbiamo nella battuta, che è una nota da un ottavo. Io la riconosco perché ha questa codetta che mi dice che questa è una nota da 50 centesimi. Quindi 1 euro e 50 più 50 centesimi, totale 2 euro, proprio come i 2 euro che ha anche la mano sinistra. Allora, come faccio però, mentre io sto contando e mentre suono, a pensare quanto è mezzo numero? Il libro ci suggerisce una soluzione. I numeri che io sto contando, 1, 2, 1, 2 e così via, sono divisi nelle sillabe U, No, Du, E. Cosa vuol dire? Che in questo modo ogni sillaba vale mezzo numero. U è la prima sillaba che mi prende la prima metà, appunto. Le sillabe sono due per indicare la parola uno, quindi la prima sillaba è la prima metà, la seconda sillaba è la seconda metà. Poi la prima sillaba del 2, cioè du, sono i 50 centesimi successivi. Quindi un numero e mezzo, oppure 1,50 euro, sono tre sillabe. Mentre io suono questo sol, mentalmente penso 1, 2 e a questo punto ho tenuto conto del valore della durata, cioè di questa nota. Mi manca la E finale del 2 che va su questa nota, perché questa nota non prende un numero completo, ne prende metà. Ecco che prende quindi una sillaba. Per fare l'esempio, che sicuramente è più facile, il primo sol prende le sillabe 1, 2, questo la prende la sillaba e, questo si, che vale due numeri, si prende i due numeri completi, quindi tutte e quattro le sillabe. Come lo devo suonare? Semplicemente così, conto ad alta voce perché sia più chiaro. 1, 2, e, 1, 2, e. Quindi ci sono note di durate diverse. Questa che dura di più, questa che è la più breve di tutte e questa che dura ancora di più perché si prende due numeri tutta per sé. Come fare a sistemare e a incastrare insieme le durate della mano destra e della mano sinistra? Possiamo fare in vari modi. Io vedo che le prime due note della destra e della sinistra sono da suonare insieme, mentre io sto pensando alla sillaba U di 1. E quindi penso U, oppure conto, posso anche contare ad alta voce mentre sto imparando, mentre sto cercando di suonare le prime volte. Conto U e suono queste due note insieme. Mentre conto il No, che è la seconda parte di 1, non succede niente, io qui non ho nessuna nota. Quando arriva la sillaba du del numero 2, io suonerò il re della mano sinistra. Quando arriva e, la seconda parte del numero 2, suonerò la nota della mano destra. Lo ripeto. Ci sono le due note insieme. Quindi, sulla U le due mani suonano insieme e nel numero 2, che io divido nelle due sillabe DU E, nella prima sillaba suona la sinistra, nella seconda sillaba suona la destra. E questo è il sistema che noi possiamo usare tutte le volte che troviamo un quarto puntato. Lo troviamo qui, qui, qua e anche nei righi successivi. Allora, suono contando ad alta voce prima le prime quattro battute, cioè il primo rigo della mano destra, dopodiché le prime quattro battute della mano sinistra, sempre contando ad alta voce, e poi metterò insieme
le due mani. Allora, mano destra. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Mano sinistra. Mano sinistra, ho avuto meno il bisogno di dividere i numeri nelle sillabe, perché comunque le note erano tutte uguali e tutte da un numero ciascuna, quindi questa divisione nelle sillabe in effetti non mi serviva. Con le due mani insieme. Quindi questo è il metodo che possiamo usare. Quindi all'inizio un pochino forse complicato, però appena avremo fatto un po' l'abitudine a questo modo di contare, sicuramente ci diventerà più semplice e potremo farlo anche senza pensarci più tanto, ci diventerà sempre più naturale. Un piccolo allenamento che è più meccanico, è più veloce per fare questa alternanza di ritmo della destra e della sinistra, può essere questo. Faccio questo esercizio piccolo con le due mani insieme e mi sistemo su due note qualunque, prendo due do, ma posso usare tutte le note che mi pare, e suono in questo modo, con le due mani insieme, poi la sinistra, la destra e di nuovo le mani insieme, ma con questo ritmo che è molto importante. Insieme, sinistra, destra, insieme. Insieme, sinistra, destra, insieme. Se anziché dire insieme, sinistra, destra, insieme, io sostituisco i numeri, diventa 1, 2, 1, che è proprio quello che ci viene richiesto qua. 1, 2 e 1. La U mi fa suonare le due mani insieme e il 2 mi fa suonare sinistra-destra. Questo è veramente un esercizio più meccanico. È soltanto un allenamento a fare il ritmo giusto, perché a volte su queste due note, proprio perché ci dobbiamo pensare un po' a com'è questo ritmo, ci viene un po' da rallentare. Ma allora, se noi rallentiamo e poi torniamo alla velocità giusta, poi rallentiamo ancora, ecco che il senso della frase musicale non si capisce più molto bene. Per cercare di imparare qual è il ritmo giusto senza rallentare, questo è un esercizio che si può fare. Insieme, sinistra, destra, insieme. Oppure contando 1, 2, 1. Allora, nel secondo rigo abbiamo ancora una situazione come abbiamo trovato nel primo, cioè il quarto puntato e poi l'ottavo. E quindi qui mi comporto allo stesso modo. Due note insieme, poi sinistra, destra e di nuovo due note insieme. E il ritmo qui è un po' diverso, non c'è più una nota bianca, ma ce ne sono due nere. Insomma, è chiaro, non si può ripetere sempre perfettamente uguale, altrimenti diventerebbe un po' monotono. E abbiamo una cosa positiva, come succede a volte spesso in questo libro, che il primo rigo e il terzo rigo sono perfettamente uguali. Quindi, quando abbiamo imparato a suonare bene il primo, il terzo ci verrà senza nessuno sforzo, perché l'avremmo già suonato bene. Allora, suono a questo punto la mano destra da sola per tutta la pagina, poi la mano sinistra e poi metterò insieme le due mani. 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ecco, ora per chiarezza. Ho contato ad alta voce. Per la mano sinistra questo non mi serve perché le note sono tutte uguali e tutte da un numero ciascuna, per cui è una cosa che ormai noi siamo abituati a fare anche contando mentalmente senza dover contare appunto ad alta voce. Nella parte della mano sinistra il ritmo era sempre uguale, sempre molto regolare. L'unica nota da due numeri, la sinistra la trova alla fine, alla conclusione. Per tutte le altre note noi dobbiamo semplicemente assegnare una nota a ogni numero che contiamo. Adesso le due mani insieme.